Dire che la prossima conferenza stampa si farà pensando aspetto alla stazione. L'idea infatti quando diceva giusto il nostro direttore come il festival c'è il suo tipo festival, noi abbiamo alzato il titolo, infatti è drammatico, anche come il lavoro c'è il dopo lavoro, è importante, come la sigaretta è il dopo, la fiction è rilassante. Noi con Dopo Fiction intanto ci incontreremo tutti quelli che hanno fatto il Fiction, infatti ce l'abbiamo mutato, ce la sapete che c'è Beppe Fioreggi, Elena Sofia Ricci, Eliotti, anche per il Zile, però non è mandato che stanno a dire, c'è scappato, però tanti altri, Riccardo Donna, molti altri, si parla di un luogo dove la fiction, ecco la polista che ha un po' e dove, siccome la facciamo come se la faceva, non presentava la mia, se la faceva un altro, aveva l'immagine di quel presentatore, siccome la facciamo noi, cioè, l'unico presentatore che sa dire due parole è Flavio. Io non azzecco una, lei è francese, non si sa. Arriva a Cuba, non si sa che cosa dirà. Infatti, per lei abbiamo assunto un traduttore. Diciamo che appunto, no, ma una cosa seria la voglio pure dire, perché la fiction spesso è stata sottovalutata. Allora, noi ci sentiamo, noi la facciamo qui, non a caso, non facciamo solo varietà, facciamo anche fiction. Allora, noi ci teniamo alla fiction italiana, perché basta guardare, tanti palinsesti sono pieni di belle fiction, raccontano l'Italia, quello che il cinema lo fa e quello che non lo fa in pieno. Quindi, un giorno quando si parlerà dell'Italia si vedrà quello attraverso le fiction, si vedrà un po' come era l'Italia in questi giorni. Molte fiction parlano del colore quotidiano, del contemporaneo. E poi perché anche per gli attori è stata una manna, ma perché al cinema lavoravano sempre gli stessi, nella fiction però essendo noi facciamo per esempio con Don Matteo abbiamo superato 250 puntate, in ogni puntata ci sono una decina di fissi, una ventina di protagonisti di puntata, di 30 per 250 fa 1.800, cioè noi ogni anno facciamo lavorare 1.800 persone. Poi ci sono tutti quelli dietro le quinte di questo film, parlando anche Flavio, cioè noi in realtà siamo una bella realtà, noi della fiction italiana che nel tempo, se vi ricordate, abbiamo ammazzato tutte le telenovele brasiliane e cose, arrivavamo da là, questi mattonacci orribili, facendo una cosa, certo con mezzi a disposizione, certo a volte pecca la fiction perché non ha gli stessi mezzi del cinema, però le persone sì, perché le persone che lavorano nella fiction sono le stesse che lavorano al cinema, cioè se Bellini fosse vivo ancora, sicuramente avrebbe fatto, infatti c'era veramente un progetto con Bellini doveva lavorare per la televisione, c'era cioè, la Piovani, la Martorisa, la lista è lunga, la lista è lunga, quindi questa realtà spesso viene ritenuta in serie B, invece non lo è, e poi a parte tutto, con un attore facendo il maresciallo Cecchini al cinema non avrei mai potuto fare un personaggio come Cecchini che l'ho visto nascere, l'ho visto sposino, l'ho visto padre, adesso è nonno, poi andrà in pensione, cioè mai si può mettere a fuoco un personaggio come una fiction, come succede anche nelle soap, sembrano così prodotto ancora il terrore, invece io ricordo che avrei visto Posto al Sole all'inizio dove mi sembra che nessuno dovesse recitare, poi le ore sono diventate più brave, alcuni non sono rimasti con le però, quindi per un attore la fiction matura perché si lavora tanto, noi, cioè al cinema quando fai un film lavori 6 settimane, non ci sei tutti i giorni, finisci, aspetti il coreano, il primo regista non fa un film l'anno più, una volta, cioè, più, cioè,
adesso fanno un film ogni 4 anni, gli autori cose, e invece gli attori, che sono gli artigiani che dovrebbero lavorare, non sono gli attori, i tecnici, aspettano un autore che si spieghi un giorno e poi dicono non ci sono soldi. Dopo che ha aspettato 4 anni, però non ci sono soldi. Quindi viva la fiction, è per questo che abbiamo centrato tutto il nostro racconto in varietà, almeno se no ci faccio io dentro il programma. Abbiamo raccontato, ma anche perché per l'affetto che abbiamo verso questo genere di spettacolo che è la fiction.